il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Sciosha. Tutti quanti amano Mike Sciosha. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Sciosha. Siamo tornati con un nuovo spacchetta. Ah no. Qualche giorno fa una notizia incredibile ha sconvolto tutti i ben pensanti di YouTube. Pensate ragazzi, una notizia così importante, ma talmente importante che tutte le altre notizie importanti hanno perso di importanza. Sto parlando dell'album di figurine di Favij. Eh sì, sono uscite le figurine di Favij e voi sapete quanto io ami spacchettare. Purtroppo dopo questo casino con FIFA non ho tanti crediti e voglio trovare un modo economico per spacchettare, no? Però non voglio neanche essere considerato pericoloso come un prete pedofilo. E quindi oggi sapete cosa andiamo a fare? Andiamo a spacchettare le figurine di Favij alla ricerca di un Favij If. Ok ragazzi, siamo pronti a spacchettare. Cercheremo di trovare un Favij If o magari qualche carta rara in questi pacchetti. Prima di iniziare ragazzi vi invito a passare in descrizione, dove c'è un link del sito dove potrete utilizzare il codice Mike per acquistare i vostri pacchetti di Favij col 5% di sconto. Link in descrizione. Quindi iniziamo subito a spacchettare il primo pacchetto. Io non ho idea di che troveremo dentro questi pacchetti, però vabbè. Quindi andiamo. Oh, forza ragazzi, sono veramente eccitato. Primo pacchetto, speriamo subito di iniziare bene. Favij insieme allo Slender. Dai ragazzi. Anche vedete, li scrive proprio no. Grande Favi. C'è un grande Favi. Poi dovresti mangiare una bistecca, Favi. Il mitico Favij che si fa l'Ice Bucket Challenge. Spettacolare ragazzi, spettacolare. Oh, oddio ragazzi, l'avete visto anche voi? Oh, ecco subito un if, primo pacchetto subito un if con i Pokémon, porca vacca. Ragazzi, questa è rarissima. Quanto vale sta carta? Questa carta? 118.000. Non ci credo ragazzi, 118.000. Primo pacchetto, primo if. Che culo, mamma mia, troppo forti. No, però aspettate un attimo, ma potete mettere questa foto, ragazzi? Mo, sinceramente. Cioè, perché mettete... Cioè, questa fa schifo, che foto è? Vabbè. What? Che... Soprattutto chi è? Vai, secondo pacchetto, ragazzi, se continuiamo così stiamo andando alla grande. Secondo pacchetto. Oh... Questo me lo sento ragazzi, questo me lo sento. Qua esce Favij. Oh, subito così. Grande, questa ragazzi è una carta tosta. F43, forza. Questa è dura ragazzi. Popo fiero. Che se ride questo? Che c'hai da ride? Oh, siamo pronti. Oh, troll face, Favij ci trolla. Attenzione. E canta anche. Oh, lo sapevo ragazzi, con Favij vinci sempre, cara. Ma cacchio, ho già due if in tre pacchetti, ma siamo troppo fortunati. Non ci posso credere, manco con i toti. Oh, un altro if. Ma che sta succedendo oggi, ragazzi? The Favij risponde. Eccolo. Già vedo cose interessanti. Ma aspettate un attimo, giusto per curiosità, eh. Oh, grande, questa mi mancava proprio, ragazzi. No, questa è bellissima. Non è vero. Questa è bellissima, ragazzi. Ma quante figurine sono? Scusate, non ve le faccio vedere. 6 figurine, 1 euro, vabbè. Inseriamo l'orologio nel paziente per finire l'operazione in tempo. Mamma mia, mi fai morire. Vedete sti movimenti sexy? In sostanza sono entrati nell'account privato di Favij, hanno screenshottato le foto che ha sul profilo e ci hanno fatto le figurine. Geniali! No dai, a parte gli scherzi, questo video voleva essere un video un po' ironico per parlarvi di una situazione di cui si è veramente parlato tantissimo, soprattutto tra i forum, tra le pagine Facebook che parlano YouTube. Secondo me qualcuno ha anche esagerato a trattare questo tipo di argomento. Non credo che Favij di sua spontanea volontà abbia detto ok, domani facciamo l'album di figurine. Diciamo che si saranno create delle situazioni che, ovvio ragazzi, con la popolarità
possono arrivare. Sta semplicemente sfruttando la sua popolarità. Io se fossi tanto famoso e dovessi sfruttare la mia popolarità, probabilmente, che ne so, scriverei tipo un libro. Ah, già scritto un libro? Vabbè, allora se fossi proprio tanto famoso, magari farei un film, che ne so. Ah, sta facendo anche un film. Vabbè, lo farei anch'io, si assicuro ragazzi che lo farei anch'io e sono contento per lui. E gli scherzi, dobbiamo essere felici per il prossimo. Sono sicuro che faremo anche noi le stesse scelte a parti inverse, dai. Dai, chi non lo farebbe, su. Tanti fanno i moralisti, tanti parlano male, ma poi ragazzi appena vedono una banconota da 7 euro impazziscono. Vi ho mostrato l'ennesimo metodo economico per continuare a spacchettare. Oddio, in realtà economico manco tanto, perché una bustina di figurine di Favij costa 1 euro. Quindi Favij, quando ci incontreremo, mi devi almeno una pizza, perché ne ho comprate 5 o 6. Quindi, un saluto a tutti. Ecco, quindi ragazzi, vedete? Vedete gli youtuber che investono per fare i video? Un saluto a tutti, make sure, mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Avete trovato per caso voi un Favij if? Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Li butto. E vedete? Ne trovo anche due! Ne trovo due nello stesso pacchetto!